60 anni di storia, un'esperienza che aiuta i giovani, frutto di un duro lavoro dopo la pandemia, non perdono una gara dal, dal gennaio 2022, un Audax che va a sfidare il Sorso, secondo in classifica, già promossa a più 8, dunque dal Sorso che è secondo in classifica. Amici di Directa Sport, buon pomeriggio dal Pala Beatrice di Quartucci, un saluto da parte di Daniele Floris e le magie di Andrea Farris. E dunque l'ultima giornata del campionato playout. Sardegna Nord contro Sardegna Sud, Audax contro Sorso, un match che vale poco ma vale tanto invece per le ragazze di casa, perché vogliono trovare la 30ª vittoria consecutiva in casa con le ragazze che adesso andiamo a nominarle: Frau Emma, Prisco Marta, Beroni Barbara, Manca Bianca, Deiana Stefania, Marzia Tessari, Farci Maria Elena, Soppelsa Valentina, Secchi Elena, Cocco Silvia Maria, Tarda Giulia, Azzeni Desire, Orru Vanessa e Artizio Sara. Passiamo dunque al Sorso con Enna Sirene, Cosedu Alessandra, Spano Alice, Argiola Ser, Eleonora, Temussi Silvia, Manunta Valentina, Geni Luzzu, Maria Grazia Petretto, Federica Spano, Elin Chessa, Michelle Mura, Maria Nicole. Gli arbitri che di questo pomeriggio saranno Gigi Orpianesi e Sana Gianfranco dalla sezione di Cagliari. Per lo più Orpianesi da Busto Arsizio. E dunque una promozione assolutamente meritata, quella per l'Audax, con 29 vittorie consecutive prima ancora di giocare questa. Niente, dall'altra parte un grande e duro lavoro del Sorso, che arriva prima in classifica nel girone nord, e qui ai playoff purtroppo passa solo una squadra, riuscita però a conquistare il secondo posto a meno 8 appunto dalla stessa Audax. Ragazze che vengono nominate entrano nel campo di gioco. Intanto qui per darvi anche qualche informazione in più, dunque un'esperienza che aiuta i giovani, tante ragazze con un'età media più o meno dai 20 anni fino ai 25, addirittura in campo una 2009, Emma Frau. Marta Prisco nominata, conquistata la Serie B2, vengono raggiunte dunque in Sardegna la Smeralda Ossi e l'Alfieri di Cagliari. L'anno prossimo si giocherà il derby sardo, il derby del sud Sardegna, quello tra Alfieri Cagliari e Audax Pallavolo. Ed è tutto pronto adesso per iniziare il match. Se da una parte, se dall'altra. Tra poco si partirà con la prima sfera. Stefano Cadoni vicino alla panchina. E dall'altra parte Mauro Melotti. È tutto pronto dunque per iniziare il match. Arbitro Sanna
primo pallone del Source. Ci sarà dunque un minuto di silenzio. Un silenzio che vale più di mille parole per le vittime dell'Emilia Romagna dopo tutto quello che sta accadendo nella regione più vasta dell'Italia. Bellezze uniche tra cui Modena, Bologna, Parma, Reggio Emilia, una delle regioni più belle della nostra nazione. Inizia adesso il match. Tessari, la schiacciata a salvare il comodo Chessa e poi dall'altra parte Lozzo, Meroni, ancora Lozzo in salvataggio, sempre Meroni, la alza ancora una volta per Tessari che va alla schiacciata, fuori, primo punto del Sorso, 0-1 sul tabellone. Colpire Dejana, ancora l'alzata e la schiacciata con deviazione, 1-1 Prisco. A battere Farci, subito Luzzo, pallonetto di Argiolas, il muro a bloccare. Farci, colpisce Luzzo, la alza dall'altra parte, sempre per Argiolas, ancora una volta Tessari, il salvataggio tentato da Meloni, punto del Sorso, 2-2. Battere Argiolas, male, non è riuscito a salvare Prisco, 2-3. Argiolas, Prisco, ora che si viene alzato, ancora Prisco, urato a Ennas, poi Luzzo, la schiacciata tentata da Spanu, poi alla fine Meloni col punto di Prisco, 3-3 parità.
parte Sari, presa Spano e poi alla fine la schiacciata non vincente. Meloni la alza, Prisco un'altra volta, viene murata questa invece dall'altra parte Temussi. Poi alla fine male col tentativo Tessari, prende la rete, 3-4 il punteggio sul tabellone. Battere Spanu, d'altra parte colpisce Prisco, alzata ancora Prisco all'1-2, bravissima a salvare Argiola, Sluzzu e poi la bella schiacciata da parte di Ennas che trova il quinto punto. Out la battuta di Spanu. Battuta bellissima da parte di Prisco, che punto. 5 pari. Ancora Prisco in battuta, colpisce Temussi, alzata da parte di Spano, la schiacciata invece di Ennas, aiutata dalla rete, allora 5-6. Mura al servizio. Pesce di Iana, alzata di Meloni, schiacciata invece di Artizzu. E poi Luzzu dall'altra parte, lascia passare Spano ed è punto, 5-7. Più 2. Ancora Mura al servizio. La lunga Deiana, Meloni alzata, schiacciata potentissima. Alla fine sempre Pozzo a trovare il terzo punto consecutivo. Cinque a otto. Out, battuta di Mura, 6-8. La battuta di Artizzu, male, ma riesce comunque a cavarsela, il sorso con Argiolas, Puzzu dall'altra parte. E allora ci prova Meloni con l'alzata e il punto di Soppezza Valentina, 7-8 a Corcia. Ancora Artizzu, sempre a salvare Temussi, non ci riesce però a trovare l'intesa Conchessa e allora parità 8-8. Artizzu male con la battuta, 8-9. Luzzu alla battuta, Deiana, Meloni la alza dall'altra parte, Soppezza il
Salvataggio, poi Luzzo ancora una volta, Argiolas, poi Dejana, sempre Meloni in alzata, ancora per Soppensa, punto! Bravissima la ragazza in maglia numero 10 dell'Audax, 9-9, parità. Ragazza veneta. Questa è la battuta di Meloni. Salvare Argiolas, muro. Non si intendono le ragazze. Punto regalato al sorso, 9-10. Ennas, d'altra parte sfida tra numero 2 Prisco, poi alla fine Putspanu e il muro di Farci a bloccare il tentativo di pallonetto di Chessa, e allora 10-10, entrambe in doppia cifra, primo set equilibrato al momento. Male Soppensa. Errore anche per lei. E ora ci sarà la battuta dall'altra parte, Chessa al servizio. 10-11 il punteggio. Va Chessa aiutata dalla rete, con fortuna Meloni non riesce a salvare. 10-12. Undici, dodici, meno uno. C'è un errore nel tabellone. Il punteggio di 11-12. Vi aiuteremo comunque noi con la nostra grafica. Rullo di tamburi. E adesso a battere Farci. Luzzo, schiacciata immediata. Meloni a salvare. Ancora l'alzata lì Artizzu, tentativo di Prisco, poi dall'altra parte sempre Luzzo, Argiolas, muro ed è punto. Parità 12-12. Luzzo, Spano ed è buono. 12-13. E se ora non si risolve questo tipo di problema del tabellone, anche perché il risultato è sbagliato. Ora è parità 13-13, l'errore da parte Argiolas in battuta. Errore da una parte, errore dall'altra, Tessari non è riuscita a trovare il punto del vantaggio. 13-14. Spanu, Soppensa, Meloni dall'altra parte, schiacciata potentissima di Prisco, salvata bene da Spanu. Tentativo da parte di Ennas, ancora Spanu, Luzzo, alzata Argiolas, fuori. Ancora parità. Fallo di posizione del sorso, non si è posizionato bene. Allora avanti l'Audax,
15-14. A colpire Luzzu e poi ci ha provato Ennas. Prisco alzata, soppezza e poi punto. Avanti di 2, 16-14. Prisco aiutata dalla rete, brava a salvare Temussi, poi Ennas fuori, ma c'è un tocco da parte del muro. 16-15. Sull'altro fronte Mura. Dentro, è buono, parità 16-16. In questo caso a sto punto bisognerebbe confermare il risultato del tabellone. Dunque viene confermato il risultato 16-17, anche se qui c'è un errore. Salvataggio tentato da Deiana. Sedici-18, c'è stato un altro errore, viene anticipato però. Viene corretto. Mura, soppezza, Meloni 1-2, la schiacciata debole ma precisa. Luzzu dall'altra parte con intelligenza. 16-19. Time out e mini pausa anche per noi. Siamo rientrati, 16-19 il punteggio. Mura subito a battere Deiana, Meloni in alzata e dietro la schiacciata potentissima di Artizzo, salvata Luzzu per Ennas, pallonetto dove non c'è nessuno per coprire. E allora 16-20 meno 5 dalla vittoria del primo set per il Sorso, una vittoria che però sarebbe inutile ma importante in vista del prossimo campionato, della prossima stagione, dove il Sorso tenterà di risalire dopo l'ultima stagione 2016-2017. Qui Ennas salva Deiana, Meloni alza, soppezza, schiacciata, murata ed è punto. 17-20. L'Audax con Artizzo a battere. Ennas lascia passare il pallone che finisce fuori, 17-21. Lo spirito delle ragazze di Stefano Cadoni. Luzzu, soppezza, Meloni vuole andare all'1-2, eccolo!
Sfruttano il lato sinistro con Sopelsa, maglia numero 10. Bisogna però circolare in posizione. E allora Meloni a battere. Enas, Luzzu, Argiolas, Murata, 19-21. Luzzu all'indietro, Spanu, anzi Enas, salva in qualche modo e qui Sopelsa in due, Meloni e Prisco. È stato bello il salvataggio di Deiana, poi le ragazze non si sono intese tra di loro. E allora Enas a battere. Va Prisco e poi alzata dall'altra parte, la butta Tessari, Argiolas, Murata, ci riprova il sorso alla seconda possibilità, Luzzu, Spanu, bello il salvataggio di Deiana. Sopelsa, schiacciata ancora Spanu in salvataggio, Luzzu la rialza ed è punto, Argiolas 19-23 meno 2. Time out, anche per noi una pausa. Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme ad Inicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379-244-8537 o entra su dimitri.com. Si rientra in campo, 19-23 il punteggio, meno 2 dalla vittoria del primo set per il sorso, meno 6 invece per l'Audax. Quartuccio in causa, la battuta è di Ennas che va Prisco, Deiana alza Sopelsa, schiacciata fuori, set point. Ancora Ennas, Prisco, Deiana, solita giocata come prima, l'errore invece di Sopelsa che questa volta trova il punto, no, e alla fine dopo l'errore riesce sì a trovare il punto numero 20 l'Audax, con Sopelsa che adesso va a battere. Fortissimo nelle parti di Ennas, Luzzu, Mura, alla fine Deiana alza, brava Luzzu il salvataggio. Meloni, Prisco, schiacciata, Luzzu ancora una volta, fanno in due Temussi, viene Spanu, Meloni, Prisco, pallo netto ed è punto, 21-24. Altro time out.
Eccoci rientrati, 21-24, set point ancora. Soppelsa. Tocca Luzzu. È riuscita in qualche modo a mandarla dall'altra parte. Occhio qui alla schiacciata che non riesce a salvare Luzzu. Dezzari. ...22-24... Soppelsa out, vince il primo set il sorso 0-1. Ci prendiamo una pausa e poi torneremo nel racconto del secondo set, avanti gli ospiti. Directa Sport, le tue partite in diretta streaming. Directa Sport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali. Calcio, basket, volley, atletica leggera e danza sportiva. Con Directa Sport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore. Se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.directasport.it, chiama il 347 45 41 255 o invia una mail a directasport@gmail.com. Con Directa Sport sei sempre al fianco dei tuoi campioni. È durata pochissimo la pausa, si rientra subito in campo per il racconto del secondo set dei playoff di Serie C. L'Audax che è momentaneamente già promossa, il Sorso che però vuole con umiltà, con orgoglio venire a vincere a Cagliari, a Quartuccio precisamente. Lo sta facendo, lo sta dimostrando, 0-1. E allora si parte col secondo set, Soppelsa. Subito Ennas, Luzzu, alzata e la schiacciata di Argiolas, Meloni in salvataggio. In prima intenzione era una buona idea quella di farci. Infine sempre Soppelsa, Meloni la alza dall'altra parte col primo punto del sorso. L'errore di Prisco. Palla in out 0-1. Soppelsa. Dejana, Prisco. Salvataggio Luzzu. Spanu, ancora Luzzu, questa volta dall'altra parte. Argiola, c'è spazio, Dejana, poi Meloni, alzata, schiacciata potentissima. È sempre Luzzu, l'1-2 e pallonetto di Argiolas, 0-2. Molto concentrato il sorso, soprattutto l'allenatore Mauro Melotti. Che Napoli, Soppelsa male. Non arriva Dejana. 0-3. Che sa battere. Servizio.
numero 4. Deiana soppensa, alza per la schiacciata, anzi dall'altra parte, costretta a mandarla, e poi tantissima fortuna. 0-4. Mura. Primo errore, quello di Chessa, che regala il primo punto del secondo set all'Audax. 1-4. Schiacciata da Giorgiola, stesso Pelsa. Meloni all'indietro, bello il punto di Tessari, 2-4. Farci. Ennas Luzzo male. Tre a quattro. Farci lateralmente, Argiolas salva, Luzzo alza per Spanu, la va a farci Prisco, ancora una volta l'alzata, questa volta Tessari, e poi Ennas a salvare Luzzo, Argiolas colpisce. Brava Prisco che la alza, diventa così una schiacciata di Tessari, debole e non precisa. Luzzo dall'altra parte, Spanu, deviazione, bravissima soppensa, non è finita. Dall'altra parte il punto, lascia passare Luzzo, parità Prisco. Farci Puzzo, e poi grandissima gestione, ed è altro punto avanti l'Audax, 5-4 la ribalta. Il punteggio. Farci Luzzo, pallonetto sbagliato, 6-4. Farci Luzzo all'indietro, la schiacciata vincente di Argiolas, 6-5 in teoria. Altro errore, rimediato questa volta rispetto al primo set, ricordiamo che c'è stato un errore, un punto in più regalato all'Essorso che ha vinto il primo set 25-22. Va Argiolas out, 7-5. Tessari è buono.
E in teoria dalla nostra postazione forse si è vista qualcosa in più. E comunque 7-6 a corcia di un punto il Sorso, che va a battere con Spanu. Alba Prisco in due a murare, alla fine Mura che la alza per Ennas. Bello il salvataggio di Soppenza. Meloni la alza, Prisco schiacciata, poi Ennas, ci riprova l'Audax dall'altra parte. Meloni, Prisco, un'altra schiacciata vincente, 8-6. Prisco, Luzzu per Mura, ancora Prisco a salvare, Meloni all'indietro, la alza per Tessari, ancora una volta Spano a salvare, Luzzu per Ennas, vita abbastanza equilibrata e Soppenza con una schiacciata fenomenale, 9-6 sul tabellone. Luzzu, Mura, fine Meloni all'indietro e la schiacciata di Artizzu, 10-6, troppi palloni lasciati passare da parte del Sorso. Time out, pausa anche per noi. Quando decidi di ottenere il massimo dal tuo corpo, sai di avere bisogno di un alleato per la tua dieta e allenamento. Online puoi trovare vari e-commerce, è vero, ma nessuno sarà in grado di aiutarti a comprendere esattamente quali prodotti usare per le tue necessità specifiche. Per questo motivo Steve Sport ha creato il primo Sport Food Store in Sardegna, fornito con gli unici marchi che hanno fatto della ricerca scientifica dei loro prodotti la loro missione primaria. Vieni a trovarci in via Mercalli 2 a Cagliari e scopri la nostra nuova gamma di prodotti. A 6 il punteggio, siamo rientrati, è entrata anche nel libro dell'Audax Azzeni Desire, giovanissima classe 2007. Va Prisco, male, molto male. Sette. A battere Soppenza, chiama Artizzu che tocca il suo primo pallone, diventa un assist per Soppenza che con una schiacciata debole riesce a trovare precisione, 11-7. Luzzu, Ennas, doppio tocco, 11-8. Luzzu, Azzeni, Tessari, Luzzu ancora, punto per l'Audax, 12-8. Meloni, pare
poi col pugno Arciolas 12-9. Ennas soppezza 1-2, pallonetto alla fine, errore da parte di Spano, allora soppezza battere il servizio 13-9. Arriva qui il punto di Luzzo, 13-10, doppia cifra anche per il sorso. La battuta, soppezza. Meloni all'indietro, Luzzo, Argiolas costretto dall'altra parte, Farci, Meloni 1-2, Farci 14-10. Farci, Spano, arriva Luzzo, prima intenzione, Mura a trovare il punto. Battere Argiolas, out. Quindici a undici. Tessari, Enna, Spano. Tessari ancora, sabattaccio di Temussi, bellissimo. Meloni, schiacciata, potente, precisa, punto di Artista. Luzzo, Tessari, Meloni, alta schiacciata potente, bello il salvataggio di Argiolas, Luzzo dall'altra, soppezza Meloni, dall'altra parte invece la schiacciata tentata da parte di Prisco, poco la Luzzo, Spano ed è punto, 16-12. Fanno a battere rete. Batte Prisco. Rete. Diciassette a 13.
Bamura in due. Prisco, Meloni, soppezza, schiacciata. Stavolta ha capito tutto Ennas. Prisco, Meloni, ancora, soppezza, ci riprova e ci riesce. È una bolgia al pala Beatrice. Dal caos totale al silenzio profondo. 18-13. Artizzo fuori. 18-14. Luzzo. Rete. Ha battuto Meloni e poi la schiacciata di Arciolas alla fine dall'altra parte. Farci chiama Spano. Chessa, Meloni, sono due, Farci fuori. Ennas a battere. Colpisce soppezza Murata. Prisco, Tessari e poi Luzzu. Dall'altra parte Spanu, pallonetto Murato. Venti-15. Time out. Riparte Temussi, Luzzo, Arciolas, soppezza Meloni, la alza dall'altra parte, pallonetto invasione da parte del muro. 21-15. Che è stato assegnato all'Audax per un tocco da parte delle ospiti sulla rete. Soppezza trova il punto con Spanu che non riesce a salvare. 22-15. Male questa volta Soppezza, regala il punto.
22-17. Errore. Chiesa. Soppelsa, Meloni la alza. È brava qui Tessari, ma anche Luzzo. Argiolas. 22-18, accorcia piano piano, meno 4. Chiesa. Azzori. Luzzo. Pallonetto, Meloni a salvare. Arci la alza, Tessari. Ed è 23-18. Giovanissima entra Vanessa Orrucas 2006. Luzzo. Ennas, Argiolas, Soppelsa e poi Tessari alla fine. Ardizzo, poi Murata ancora una volta. Meloni, Artizzo, questa volta è punto. Set point. Luzzo. Mura. Argiolas. Pano. Soppelsa. Ed è punto. 1-1 il punteggio. Parità tra Audax e Sorso. Altra pausa e poi il racconto del terzo set. A dopo. A Sassari c'è una struttura ricettiva da tempo punto di riferimento per la tua trasferta sportiva. Con le sue 85 camere, dislocate sui 4 piani, ristorante e 2 suite, l'Hotel Pegasus garantisce a giocatori e staff tecnico il miglior comfort per la trasferta sportiva in Sardegna. A 20 minuti dall'aeroporto di Alghero, a 5 dal centro cittadino, il Pegasus è in posizione strategica anche per chi volesse cogliere l'opportunità di visitare la seconda città dell'isola. Il team sportivo, accolto da staff altamente qualificato, potrà fruire del servizio transfert da e per l'aeroporto, preparando al meglio il confronto nei confortevoli ambienti appena ristrutturati e attrezzati per la riunione tecnica pre-gara. Hotel Pegasus, solo il meglio per il tuo soggiorno. Siamo rientrati per il racconto del terzo set tra Audax e Sorso. 1-1 il punteggio, l'ultimo ha vinto l'Audax che ha pareggiato al momento con il servizio che andrà a battere Chessa per il Sorso, per gli ospiti che hanno vinto un primo set con un po' di fortuna, con un punto regalato da parte del tabellone e poi ha pareggiato l'Audax con determinazione, con voglia, perdendo 5-0 all'inizio, rimontando e mantenendo un vantaggio prezioso. Con 29 vittorie consecutive l'Audax non perde da un anno e mezzo quasi, da gennaio 2022. Si riparte, Chessa. Soppelsa, poi Meloni che la alza. Prisco in schiacciata, salvare ancora Chessa. Poi Argiolas male, prende la rete.
0, anzi 1-0, chiedo scusa. La battuta di Artezzo, out, 1-1, è rientrata Dayana, sorriso ironico di Artezzo dopo l'errore. Argiolas, alla battuta lunga, Soppenza poteva lasciar passare, Meloni alzata per Prisco, pallonetto, male, 1-2. Ancora Argiolas alla battuta del servizio. Prisco, Meloni e poi Tessari. 2-2. Proprio Tessari a battere. Luzzo la alza, Spanu. E poi alla fine il tocco, Luzzo. Schiacciata, out di Ennas, 3-2. Tessari. Temussi, altra giocata vincente di Luzzo, bellissimo, 3-3. Spanu, battuta lunga, Prisco, Dejana, 1-2, Prisco costretta a mandarla dall'altra parte. Mura, Luzzo che la alza, dall'altra parte Ennas, male, allora Meloni ci prova l'Audax con Tessari, 4-3. Rete, mura a battere, Meloni e poi il punto, Soppelsa va 5-4. La battuta del servizio di Farci, rete. Luzzo, Prisco, Meloni dall'altra parte, Soppenza, 6-5. Meloni
Luzzu, Argiolas, Dejan a salvare. Meloni alza ancora, soppezza, schiacciata, non potente. Allora Argiolas e Luzzu la alza per il colpo di Chiesa, che pareggia 6-6. Ha provato Artizzu, adesso il colpo di soppezza con la pallonetto, invasione da parte del sorso, punto dell'Audax 7-6. Soppezza, rete. E poi il tocco della giocatrice maglia numero 2 Ennas col piede, 8-6. Rete, soppezza, male in battuta. Chiesa, Dejana, soppezza dall'altra parte, la alza per la schiacciata di Prisco, poi Luzzu dall'altra parte. Argiolas, Dejana, alzata, schiacciata e punto di Tessari, 9-7. Artizzu, Luzzu, schiacciata immediata, poi soppezza dall'altra parte, Prisco, Murata, ci prova Meloni, Tessari fuori, 9-8. Tutto Chiesa, poi alla fine il punto questa volta è buono di Tessari, doppia cifra 10-8. Tessari, Ennas, Luzzu con intelligenza, ancora Luzzu, Spanu, Murata, ma il pallone finisce out, 19. Spanu colpisce Meloni, Farci, infine Luzzu per Argiolas, Mora, Dejana, Meloni, Tessari, ancora Luzzu, poi Ennas, soppezza, Meloni, Farci, 11-9.
Secchi, schiacciata di Ennis, ancora Secchi, Meloni, Soppelza, che punto qui, 12-9. Ancora a battere il servizio Secchi. Lunga, 12-10. E Mura a battere. Secchi. Meloni per Soppelza. Lozzo. Chiama Deiana, la fa sua e poi pallonetto sbagliato. Farci 12-11. Mura, Soppelza, Secchi, male. Era difficile. Parità 12-12. Ancora Mura a battere. Soppelza, arriva Deiana che la rialza per la 10. Forte. Tredici, dodici. Entra Vanessa Orru. Orru. Temussi, Lozzo, ci riprova, ancora Lozzo, Ennis, Soppelza, 1-2 con Meloni, pallonetto, 13-12, anzi 14 chiedo scusa. Orru, Temussi, Lozzo e poi il salvataggio di Temussi. Ennis, Meloni all'indietro, Tessari, Meloni, Soppelza, Spanu, Ennis, Murata fuori, 14-13. Lozzo, Deiana, Meloni, Soppelza, 15-13. Lozzo, Argiolas, Argiolas, 17-13.
anzi 16-13. Meloni a battere. Chessa. Argiolas. Meloni. La schiacciata di Sofelsa. Argiolas. Luzzo. Spano. Meloni. Bravo Artezzo. E poi male. Enas trova il punto numero 14. Rete. 17-14, errore di Enna. Anche errore di Sopelsas, 17-15. Rete. Si riparte. Rete. 18-15. E attenzione, e attenzione. Attenzione perché è entrata la classe 2009. Emma Frau, giovanissima. E non è facile arrivare in Serie B a 13 anni. Errore ci può stare. 18-16. Si riparte. Spano. Azzori non capisce e non si intende Barbara Meloni. Ancora la battuta, ci riprova qui in qualche modo Mura, un'altra parte tarda e poi Prisco, che punto! 19-17. Si va.
male Tessari. Spanu, male questo Pelza, regala la parità, 19-19. Buona, riesce a ribaltarla così, 19-20 il sorso, con 3 punti di svantaggio alla ribalta. Spanu, Azzori, poi Soppelsa, trova lo spazio giusto, 20-20, si fa ora difficile. Prisco, Temussi e poi la schiacciata, Meloni, traccia interna, male Azzori, 20-21, Azzeni chiedo scusa. Mura, fuori, altra parità. Orrut, rete. Rete. Ha battuto Spanu. È arrivata Meloni, poi Tessari, ancora Spanu, 1-2 con Ennas, Temussi, Spanu all'indietro. Grandissimo punto, 23-22, anzi 22-22. Spanu, 1-2 con l'altra Spanu e poi punto, 22-23. Ennas, c'è prima però un time out, pausa.
tornati 24-23, set point. Batte una che ha sbagliato tanto nei servizi. Soppensa, stavolta è buono Luzzu. Spanu, Pelza, Meloni, ci passare Prisco, male, poi non è uscito. Chessa in battuta, rete, regala praticamente il set point all'Audax. Occhio qui a Lutz, 1-2, pareggia ancora il sorso. Argiola sa battere, c'è primo cambio, rientra a farci, esce Ru. Si riparte con Argiolas. Tocca Prisco, è bravissima qui con astuzia, con intelligenza a trovare il punto Mura. 25-26, si avvicina adesso la vittoria del secondo set per il Source. Time out, prima una pausa. La possibilità per vincere questo terzo set, il sorso 25-26, tutto nelle mani di Argiolas. Belloni, parità. La battuta Temussi, Luzzu, Bessari e poi Meloni, 27-26, set point. Altro tema, altra pausa. Siamo tornati dunque 27-26. Tessari alla battuta del set point possibile dell'Audax. Occhio qui, Luzzu. Spanu riesce a salvare Dejana, possibilità adesso per la schiacciata vincente, la ribalta così l'Audax, 2-1 il punteggio, fra set, rimonta completata
ma la partita non è finita. Ci prendiamo una pausa e poi torneremo nel racconto del quarto set. A dopo. Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme ad Inicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379-244-8537 o entra su dinicri.com. City and City. It's City and City, and I know that too. Scusa, io starei aspettando il mio caffè. Scusa, mi stavo scaricando la tua app. Da oggi è anche la tua app. E adesso è anche la vostra app. My City, anche nella tua città. Siamo rientrati per raccontare il quarto set dell'ultima giornata del playoff di Serie C. L'Audax è già promossa con 8 punti di vantaggio. Bisogna adesso vedere cosa frutterà in questo match. 2-1 il punteggio, la ribaltata 2-7-1 con la prima battuta appunto per Soppelsa, una delle schiacciatrici fondamentali di questa squadra, forse non per le battute. Adesso vediamo, si schierano le giocatrici. E si riparte male qui, Spano 1-0. Soppelsa, Spano, Temussi. Che giocata, che giocata di Artizio. 2-0. Meloni per Artizio, 2 punti di fila, 3-0. Male qui, Soppelsa, 3-1. La battuta di Soppelsa, Meloni la alza dall'altra parte, Prisco, deviazione, punto, 4-1. Thank you.
battuta rete. ...4-2... Argiola Sabattere. Prisco, Meloni all'indietro, Tessari e poi non si intendono le ragazze ospiti in maglia blu. Certo, entrambe sono in maglia blu. Il blu più acceso è quello del Sorso. E dunque 5-2. Stavolta la giocata di Luzzu non riesce. Allora sempre lei col tocco verso Ennas, schiacciata Meloni e poi Tessari. Luzzu, Spanu, Murata, ed è punto. Efficace il muro di Meloni e farci 6-2. Tessari. Luzzu. Murata ancora, Parci, stavolta da sola, 7-2. Tessari, rete. Spanu, 1-2 tra Meloni e Prisco, alla fine il punto è proprio per l'Audax, 8-3. Marta Prisco, rete. Troppi errori in battuta. 8-4. Battuta di Mura. Dejana Meloni, Farci. Luzzo si scontra con Chessa e poi erroraccio. Spano che sorride ironicamente, si arrabbia l'allenatore. 9-4. Di Farci, Spanu tocca Luzzu, alza e poi Ennas in schiacciata trova il punto, 9-5. Luzzu fuori. Si arrabbia con se stessa. 10-5, doppia cifra. Battuta di Meloni, Spanu. Argiolas. Schiacciata di Soppezza che ne approfitta. È come se Argiola si gliel'avesse alzata. 11-5.
Meloni rete. Ennas, 11-6 il punteggio, batte e trova Prisco, alla fine soppelza male, 11-7. Batte Ennas, ancora Prisco, Meloni alza, Tessari arriva da dietro, rete, poi Murata, anzi, e alla fine arriva Arteggio, 12-7. Con la rete quasi Luzzo a 1-2, pallonetto di Argiolas, punto 12-8, meno 4. Ha battuto Meloni, invasione 12-9. Ancora Chessa, soppelza, poi Meloni alza dietro, Tessari schiacciata, out, 12-10, doppia cifra anche per il sorso. Sempre Chessa, soppelza, arriva Meloni che la alza dall'altra parte, Prisco e c'è il punto, 13-10. La battuta e poi Spano, Murata, il pallone finisce però out, 13-11. C'è un cambio, è rientrata Spanu, è rientrata anche Petretto. Federica Petretto, classe 99, Spanu invece classe 2007. Va Spano, pensa Meloni, alza Tessari all'indietro, brava Spano. Meloni, Prisco, pallonetto, Spano a salvare, sempre poi Spano dall'altra parte, Ennas. Tessari, pallonetto, arriva Temussi, Spano la alza, Ennas colpisce la rete, vanno in due, Dejana.
e Prisco non si intendono. 13-12, meno uno dalla parità, importante. Time out, altra pausa. Si rientra con Spanu che andrà a battere. Ed è 13-12. Il punteggio lo ricordiamo. Diana. Prisco, schiacciata. Temussi, bravissima. Spanu all'1-2. Ed è punto per il sorso. Parità 13-13. Spanu, Dugliana, tocco della rete, passa avanti il sorso 13-14. Ancora Spanu per la quarta volta di fila. Diana Meloni, vediamo adesso Farci, trova il punto, parità, e adesso deve trovare la concentrazione soprattutto l'Audax con le ragazze di Melotti che sono partite con un attimo di difficoltà, si sono riprese pian piano. Il match può essere corto come può diventare anche lungo. Spanu, pugno da parte di Petretto che regala il 15° punto, torna avanti l'Audax. Tessari, Spanu, doppio muro, invasione, tanti errori che sicuramente in Serie B non bisogna fare, soprattutto nelle battute abbiamo visto diversi errori da parte dell'Audax. Ora qui Ennas, Spanu, male qui la schiacciata di Mura che chiede scusa alle compagne. 16-15, torna avanti l'Audax. Che vuole portarsi a casa la 30ª vittoria consecutiva. La sconfitta manca dal gennaio 2022, da un anno e mezzo quasi. Occhio a Spanu, dall'altra parte Enna schiacciata. Meloni con astuzia, ma è rimasta in posizione al numero 7. Ancora Spanu, sempre Meloni, Tessari ad alzarla verso la schiacciata. Il soppensa che colpisce male, il pallone finisce out, parità 16-16. Batte Mura verso Diana che colpisce, alza il pallone verso Soppenza, ancora Mura in salvataggio, Spanu ancora verso l'altra, Spanu poi Prisco, sempre Soppenza fortissimo, sempre Spanu invece a salvare Mura, Spanu dall'altra parte, Prisco, Meloni, Farci e non è punto, ancora Spanu, Meloni che la alza, Soppenza è schiacciata, colpisce ed è punto 17-16.
Temussi, Spanu, pallonetto qui. Meloni soppelza, ancora Temussi, Spanu all'indietro, anziché essa, chiedo scusa, e poi arriva il colpo. Meloni soppelza, muro, ancora Meloni, muro di Artizio, soppezza, lascia passare, 18-16, sorride ed esulta. Time out. Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme ad Inicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379-244-8537 o entra su dinicri.com. a 16 il punteggio, farci alla battuta. Ennas, Spanu, rete, rete, 19-16. Farci, Ennas, Spanu, e ancora un tentativo, a 16. Farci, Spanu, ancora Spanu e poi Ennas, Prisco, Meloni e poi il punto numero 21 di Artizio. Farci la battuta, rete, 21-17. Luzzo, Prisco, Meloni, soppelza male. Luzzo, alza, Ennas, murata. Invasione, anzi tocco della rete. No, due tocchi da parte della stessa giocatrice, non abbiamo capito chi. E allora 22-17.
Entra anche la più esperiente in campo, Manunta. Classe 1977, quasi come Meloni. Si sfida con Meloni che batte, classe anche lei 1978, le più esperienti in questo ambito, 23-17, occhio. Meloni, Manunta, Luzzu, Male, 24-17, match point. E adesso voi non lo vedete, ma noi sì, sono tutti in piedi al Palo Beatrice. Tutti in piedi. Ed è punto, ora sì, si può dire, l'Audax, dopo ben, e se ricordiamo, con un'esperienza che aiuta i giovani, dopo 47 anni, torna in Serie B. Dopo quella maledettissima stagione, dopo tante sofferenze, l'esperienza che aiuta le giovani, una classe 2009, col grandissimo lavoro dalla parte della società, con un sorso che è venuto a dare fastidio, a dare filo da torcere, con un Audax che meritatamente torna in Serie B con la bolgia del Palo Beatrice per la ragazza che non c'è più. Ed è così che l'Audax merita questa promozione al 1000 per 1000, con un lavoro totalmente ricostruito fin dall'inizio, fin dai brutti periodi della Serie C. Noi vi ringraziamo invece per aver seguito tutta la diretta dal Palo Beatrice. È tutto, 3-1 il risultato, un saluto da parte di Daniele Floris e le immagini di Andrea Farris, grazie.